Juan Guillermo Cuadrado Bello nasce a Neuquén, in Colombia, 26 maggio 1988. Muove i suoi primi passi nell'Atlético Urabá. Nel 2003 approda nelle giovanili dell'Independiente Medellín. Con lo stesso club firma il suo primo contratto da professionista, nel 2007. Nel 2009 lascia la sua Colombia per il calcio che conta, firmando per l'Udinese. Solo a Lecce, squadra per la quale gioca nella stagione 2011-2012, emerge tutto il suo talento, fatto di dribbling ubriacanti. Nel 2012 il salto di qualità. La Fiorentina acquista Juan. Con la viola l'esterno destro colombiano esplode definitivamente, seminando il panico tra le avversarie. Anno dopo anno Cuadrado diventa il desiderio di molte squadre italiane ed europee. Infatti, nel 2015 Mourinho corteggia il colombiano, che approda quindi al Chelsea. L'esperienza inglese non è un successo per Juan, tanto che alla prima finestra di calciomercato viene scaricato in prestito alla Juventus. Il grande ritorno in Italia. Si apre così un nuovo ed importante capitolo per l'esterno colombiano. Alla Juventus, seppur da non titolare, si riscopre il calciatore che tanti aveva fatto innamorare a Firenze. 5 giorni dopo il suo trasferimento, Juan fa il suo esordio in maglia bianconera contro la Roma. Insieme alla squadra riesce a brillare solo in Champions, complice l'inizio disastroso in campionato dei bianconeri. Difatti risulta fondamentale nell'esordio in Europa in casa del Manchester City. Il 16 settembre la Juventus vince 2-1. Da lì a breve Cuadrado entrerà nel cuore dei tifosi bianconeri. Il 31 ottobre, nel derby della Mole, Juan mette a segno il pallone del 2-1. Al 93esimo, lo stadio esplode di gioia. Cuadrado corre esultando verso le telecamere a bordo campo. Lui è l'uomo derby. Pur non partendo da titolare inamovibile, Juan si è sempre fatto trovare pronto. Nelle occasioni importanti, lui c'è sempre stato. Al momento giusto, la Vespa colombiana sfianca gli avversari. Destra, sinistra, dribbling. Juan fa ballare palla e avversari, come se sentisse un ritmo latino in testa. Poi il gol, l'esultanza, il balletto. E ancora, e ancora. Il 16 marzo la Juventus gioca a Monaco, contro l'armata tedesca di Pep Guardiola, il Bayern. L'esito di quella partita, ahimè, è storia. Così come il momentaneo vantaggio dei bianconeri. Juan firma il raddoppio dopo un'azione pazzesca. Morata parte in contropiede. Juan lo segue a ruota, tenendosi libero dalla marcatura avversaria. Una cavalcata di 60 metri a scalfire il muro tedesco. Il dribbling di Alvaro, la partenza di Juan. Palla alla Vespa. Finta. Lam seduto. Tiro. Neuer battuto. L'esultanza coi compagni disteso sul manto erboso, l'incredulità stampata in volto. La Juventus è in vantaggio all'Allianz Arena. Poi l'interruzione del sogno di Juan e compagni. Nonostante ciò, quel gol verrà inserito dalla UEFA tra i 10 gol più belli dell'edizione 2015-2016 di Champions League. E poi l'assist per Alvaro, per compensare il favore nella finale di Coppa Italia contro il Milan. Juan, il giocatore dei gol pesanti, delle poche ma importanti occasioni. Il calciatore anarchico che diventa grande. Ma giugno arriva, e con esso la scadenza del prestito. Juan deve tornare al Chelsea, dal nuovo allenatore Antonio Conte, suo noto estimatore. Ma non ci sta, è rimasto infatuato dalla vecchia signora. E lo fa sapere lasciando la foto profilo in maglia bianconera su Twitter. Il suo desiderio, cioè quello di vestire nuovamente quella maglia, viene esaudito. Il 31 agosto 2016 è di nuovo un calciatore della Juventus. Di nuovo a casa, grazie a Dio.